Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Mostri contro Alieni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova scena. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo distrutto un robottone e ora parte il telegiornale. Il vostro Bob Brinkman. E io, ciao, Veronica Shipley. Questa sera notizie sorprendenti. È da anni che l'umanità si pone la domanda: siamo soli nell'universo? E stasera abbiamo la risposta. Ce l'abbiamo? Voglio dire, ce l'abbiamo, Veronica. Grazie, Bob. Ernie, puoi mandare il filmato? Salve, popolo della Terra. Osservatemi, sono Galaxar, il futuro dominatore dell'intero universo. Sono qui per il mio quantonium. Dovete darmelo, e subito! Wow, guardate quello! È comparso nelle maggiori città del mondo, rivolgendosi a tutti i popoli nella loro lingua. Bonjour, les gens de la Terre! Salve a tutti voi laggiù sulla terraferma! Greetings, people of the Earth! Ma dai, ma in italiano era uguale a tutti gli altri! Antonium. Datemelo ora, o distruggerò il vostro pianeducolo! Fallo, così non ce l'avrai! Ci perdi tu a distruggerlo il pianetucolo. Allora, umanità, non ho tutto il giorno. Liberate il robot scorpione. Robo scorpione? Vai, cucciolo mio. Trova il mio quantonium. Trova questa femmina umana. È lei che ha il mio quantonium. Come fa a sapere di noi che avevamo il cucchiaio, scusami? Mica era nella base. Il grande pungiglione. Oh, sincero, io di tutta sta parte non mi ricordo niente del film. Me lo devo rivedere prima o poi. Me lo devo andare a rivedere. Ma dai, ma con tutte le macchie che c'erano, i due furgoncini hai preso. No, il suo quantominium. Quantonium. Quantominium. Fossi in te non mi preoccuperei, Susan. Quel caprone alieno non solo ha invaso lo spazio aereo degli Stati Uniti, ma sono certo che abbia violato centinaia di norme sulle telecomunicazioni con quell'assurdo proiettore. Certo, è l'ultimo dei loro problemi. Washington proprio non piace. È qualche idiota che se ne va in giro a dettar legge. Incidenti di percorso inclusi. Urra! Ma lui durante il film continuava a dire davvero urra ogni volta? Ma che diamine! Detrop, rapporto! Ah, che cazzo! Qualsiasi cosa fosse, ha impattato il terreno. Molto vicino. Sparpagliatevi, ora si va in ricognizione. E la madonna! Quanto è piccolo quella pompa di benzina, scusami. Cioè, erano tutti grossi così, la pompa era così. Ok, lo vedo. Oh no, un altro robot. Generale, sto osservando questa cosa e mi creda, possiamo solo svignarcela. Chiami i caccia. I marini, i ranger, chi vuole! Andiamocene subito da questo posto! È davvero troppo! Dice dirtelo, figliolo, ma non c'è nessun altro! L'aviazione è impegnata con l'astronave aliena. Non riescono nemmeno a scalfirla. Quindi immagino. Ci deve essere un campo di forza che protegge l'astronave. Ma questo robot sembra esserne privo. Forse l'impatto l'ha danneggiato. Beh, meglio di niente, no? Oh no! Susan, ti ha visto! Ovviamente l'ha vista, chissà come ha fatto a non vederla. Attento, amico insetto, con questo vestito non si scherza. Insettosauro! No! Madonna, ma... No, insettosauro! Ha tirato un colpo qua. Ma cosa stai facendo? Do una sistemata a questo cattivone. Tranquilli, l'ho visto fare migliaia di volte. Ma qui non vediamo cosa fa. Ok, canaglia, siamo solo io e te adesso. È il tuo turno. Forza. Ma no! Ma come? Che schifo. Bob! Beh, almeno siamo dentro. Come hai fatto? Lascia stare. Dovresti trovarti nel complesso energetico ottico centrale, un labirinto di meraviglie tecnologiche. E plasma. Che ci sia uno spettacolo di luci alla fine di quel corridoio. Consiglio di tenersi alla larga. Oh,
Bob. Posso sparare? Ti proteggeranno dai laser man mano che procedi. Bene, Bob, devi procedere lungo questo corridoio e accedere a diverse stanze per disattivare i generatori di laser del robot. Occhio sui laser, Bob! Cerca una copertura sul lato! Corri, Bobo! Puff! In realtà avevo molto tempo per passare, eh. Ecco, fatto. In realtà potevo fare di nuovo il giro esattamente come adesso. Mi chiedo se un colpo mi basti per morire. Immagino di no, ma non voglio scoprirlo, sinceramente. Non ci tengo molto a scoprirlo, se posso crepare con un colpo. Oh, merda. Non ho tempo, non ho tempo. Non avevo visto che c'era un baratro lì io. Mettiamoci di nuovo qua sullo scudo, per sicurezza, che ora riparte, eccolo. Grazie. E passiamo dall'altra parte. Beh, non è stato difficile. Robot più grossi? Ah, ora sì che mi sento un grosso topo. Duh. Squid, squid, sono un bel topolone. Dov'è il formaggio? Bob, piantala. Non sei un topo e non farti intimorire dalla complessità della stanza. È un labirinto facile per uno dotato. Esatto, tanto ci devo pensare io, mica tu. Fai attenzione. Ok, Doc, non sono un topo, capito. Quindi, dove hai detto che si trova il formaggio? Vabbè, quello è importante. Allora, i tuoi obiettivi sono i generatori all'interno del complesso, chiaro? Devi riuscire a disattivarli a ogni costo. Ecco, fatto. Vieni qui. Allora, fammi solo vedere. Questo qua è esplosivo. Preso. Stavo chiedendo, mi servirà adesso o meno? Beh, la risposta ce la siamo appena dati da soli. Ecco fatto. Mi ha fatto molto ridere però la cosa. Fai attenzione, Bob, concentrati. Sarò anche morto stupidamente. Ouch. Questo gioco c'ha un controllo stupidissimo del movimento, perché basta che fai un'angolazione sbagliata e lui cade. Quindi quando siamo con Bob è meglio farlo proprio a tantoni, piano piano, lento lento, cacchio cacchio proprio. Ecco fatto. Ok, abbiamo attivato quello. Aspetta un secondo. Ah, ben. Aspetta. Giusto per sicurezza. Vabbè, è andato. Va bene, me lo porto via. Pensavo di doverlo lasciare lì sul bottone io. Sputalo, Bob. Ma porca puttana. Perché è così difficile avere a che fare con te, Bob? Ecco fatto. Uno e due. Spoink. Spoink. Ogni tanto si fa delle risate così a cacchio, Bob. Gli si vuole bene per quello che è, no? Un cretino. Prendilo. Vieni qui. Grazie. Sei molto meno pericoloso se stai dentro la mia pancia. Allora, aspetta a non prenderli. Ecco, fatto così. Anzi, triplichiamo tutti i punti che prendiamo. Tra l'altro, ho appena notato che in realtà, cosa che non ho fatto caso fino adesso, i punti che prendiamo dall'uccisione dei mostri, dei nemici più che altro, non vanno sul moltiplicatore quello lì che perdiamo ogni volta che moriamo, ma vanno sulla quantità di punti generale. E scusami, allora i punti che, ecco, i punti che prendo lì per cosa sono? A caso, totalmente. Vabbè, aspetta, c'è qualcuno che posso lanciarlo? No, addio. Passa, Bob, bravo. Allora, ecco fatto.
so che ce la puoi fare. Come no! È piuttosto vasto, tieni premuto il comando dello zoom per avere una visuale totale. Ouch! Sì, lo so che devo passare di là, solo che porca di quella puttana, lui è passato nel momento in cui non doveva passare. Ecco fatto. Va bene, allora aspetta. Non posso mangiarlo perché non posso. Dobbiamo fare più attenzione a questi qua grossi. Ecco fatto, dammi la vita. Aia. Ok, perfetto. Via tu. Vieni con me. Ecco fatto. Aspetta. Vabbè, ormai è troppo tardi. Vabbè, sai cosa? Freghiamoceli di quei 1000 punti che ci dà sto robottino e passiamo oltre. Tra l'altro, oltre dobbiamo passare di qua. Ecco fatto. Tra l'altro spero di non aver fatto un errore a prendere il robot e non la scatola. Ok, no, non importa. L'importante è aver preso qualcosa. Ecco fatto. Grazie. Posso buttarmi di sotto? Grazie, è stato molto più veloce fare così. Ecco fatto. Aspetta che passa il gas. Bravo. Ecco fatto. Prendiamo la scatola. Rompiamo gli oggetti, anche se abbiamo detto non ci serve più a molto la cosa. Ma ehi, meglio prenderli, meglio distruggerli solo giusto per prendere l'energia. Neanche tanto i punti che ci danno. Ecco fatto. A volte Bob sembra più grosso di quanto non sembri. A volte è piccolo piccolo, a volte sembra gigantesco. Ok, distruggi il core di energia. Ecco il primo generatore, Bob. Iniziamo in fretta. E come fai a sapere che ce ne sono altri? Eh? Sei uno di loro, eh? Maledetto professore. Pensavi di fregarci? Pensavi davvero che non ti avremmo mai scoperto? Bel lavoro, Bob! Non startene lì impalato, chiappone. È stato facile. È certo finito, avanti! Ma va. Come si è distrutta quel buco lì? Ok, di nuovo la sezione con il laser gigante. Passa, passa, passa. Puff! Dai! 300 punti a cacchio di cane. Ce la faccio? Sì che ce la faccio. Puff! Ok, via. Oh, calmo. Ecco fatto. Altri 300 punti a gratis. E ce l'abbiamo fatta. Aspetta. Ecco fatto. Altri punti a gratis. Oh, scommetto che qui c'è del buon formaggio. Sicuramente. Ascolta, Bob, per favore. Il formaggio, i labirinti e i topi. Dimentica tutto. Pensa solo al modo di superare le difese del robot per arrivare al generatore, intesi? Certo, capo. Che è là in fondo. Il generatore allora... è nella parte più lontana, Bob. Attento. Ok. Beh, dopo... cali sugli ingranaggi. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto, però? Attento ai getti di vapore. Attento. Ecco fatto.
Allora, quanto dobbiamo girare? Probabilmente se andiamo anche dall'altro lato c'è un moltiplicatore, ma detto sinceramente non ho voglia di perdere tempo a farmi tutto il giro due volte. Vieni con me tu. Ho bisogno di un amico. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Evitiamo il vapore. Ancora un giro. Eccoci qua. Beh, è stato molto più facile questa zona di quella di prima. Quei robot granatieri sono belli tosti, occhio. Ah, è un granatiere, pensavo ci menasse. Ma scusami, ma io... Bob, prendi le granate. Saranno perfette contro quei robot. Io avevo un robottino da lanciagli prima. Vieni con me. No, ho sbagliato. Ah, merda. Mi è esploso dentro. Ma scusa, va bene. Ecco fatto. È esploso mentre lo mangiavo. Ecco fatto, grazie. Pazza. Più che altro che non capisco dov'è che sparerà il getto di vapore. Però va bene lo stesso, io proseguo. Ecco fatto. Io proseguo senza neanche sapere dove devo andare per ora. Cioè, o meglio, so dove devo andare, non so dove sparerà il getto, è quello che intendevo. Ecco fatto. Di nuovo il granatiere? Ah no, i robottini normali, va bene. Vieni con... Ecco fatto. Grazie della cura, amico. Ecco fatto, vieni con me. No, perché l'hai buttato dalla parte sbagliata? Ecco fatto. Ahia, mi sono autocolpito come un cretino. Ecco fatto. Attiviamo il bottoncino. Niente più campo di forza. Niente più campo di foggia, scusatemi. Ecco fatto. Sali? Ah, ok. Ok, questa potrebbe essere un attimo complessa. Scendi. Scendi. Attento, Bob, evita i bordi della macchina. Ok, sì, è una cavolata. Basta stare dove le frecce ci indicano la parte giusta, grazie. Ecco fatto. Facile, facile. Altri robottini che appaiono. Vieni con me. Ecco fatto. E è stato fa. Dove l'hanno lanciato quel robottino? È stato facile, dai. Dall'altra parte. Ecco fatto. Dammi il moltiplicatore. Aia. Ecco fatto. E siamo arrivati. Oh, finalmente. Per fortuna mi sembra che non stiano apparendo nuovamente cose per cui dobbiamo usare il controller per bloccare il congelamento o comunque tipo... O tipo per liberare Bob dalla paralisi, quelle cose qua. Ok. Ecco fatto. È stato facile.
Aspetta. È più utile colpire quelle rosse nel centro che quelle che stanno sopra e sotto, perché quelle sotto ti lasciano comunque quelle sopra e quelle sopra ti lasciano quelle sotto. L'energia per le armi del robot Scorpione è stata notevolmente ridotta. È un buon inizio. Bob, certo, come no. Procedi verso il prossimo obiettivo e cerchiamo di concludere. Ok. Anello mancante, ok, capo. Novità. Anello mancante? Ah, boh, chi lo sa. Ah, così? Si è già fatto andare già nell'altra area, però continuiamo con anello mancante. Volo speciale 101.000, mica male, va bene. Poverino l'insettosauro. Tra l'altro, non vorrei dire, ma insettosauro a fine film mica si trasformava in una farfalla gigante? Ne abbiamo viste troppe, non può finire così! Resisti, amico, ti rimetteremo in sesto! Ma prima devo sistemare una faccenda. Devo distruggere uno scorpione cattivo. Santo cielo! Riprendeteci ora! Ehi, non è ancora abbastanza? Ovviamente! Ma quanto è grosso, scusami, l'anello mancante? È grosso quanto un elicottero intero. No, non voglio andare contro un robot! Qualcuno ci aiuti! Un pesce scimmia ragno! E ragno rana! Un pesce scimmia rana ci sta prendendo di forza! Sono d'accordo, non c'è un momento da perdere. Devi riuscire a raggiungere il rotore della coda. Ecco fatto. Vieni qui. Beh, è stato facile a questo giro, no? Quella lì di cura magari lasciamola un attimo giù. Ehi, non male. È più semplice prenderli e lanciarli l'uno contro l'altro che colpirli singolarmente. Da quando questi robot combattono, scusami? Non ci hanno mai fatto nulla fino ad ora. E infatti non contavano, però adesso ci sparavano, incredibile. Ah, e quel piccolino è davvero tenero. Faccia a botte. Anello mancante, devi superare quel drone granatiere e altre difese se vogliamo dare una mano all'insetto sauro. Dai! Ma non riesco a lanciargliele dietro. Aspetta. Non ti posso pensarci io, Doc. No, Susan, è meglio che tu non ti muova. Esatto. Quel robot ha accesso al tuo copino biochimico. L'insetto sauro stava solo cercando di difenderti. Cosa devo fare? Ah, che scemo. Mi ero dimenticato che ci sono le piattaforme su cui saltare. Vieni qui. Lancialo. Ecco. Ecco fatto. Beh, è stato facile, dai. Ecco qui. Uno, due e tre. Aspetta. Ecco fatto. Addio. Allora, tu vieni con me. Non lo vedo. Così, anello mancante. Ecco fatto. Colpiti? Credo di sì. Grazie delle sfere. Uno, due e... Pum! A terra. Vieni con me. Addio. Ascolta bene, anello mancante. Ora il gioco si fa duro. Duro? Lo vedo. E quello che ho fatto finora cos'era? La definirei una bella passeggiata, pastore. Vabbè. Certo che lei li sa proprio motivare i suoi uomini. Pasturone. Allora, credo che il gioco ti metta questi pilastri
se tu non distruggi questa pedana e scopri che c'è il... Anello mancante! Ma mi ha sparato alla schiena! E scopri che c'è la pedana per fare il viaggio rapido. Grazie. Insomma, il giro lungo è per chi non osa scoprire che le scatole si possono rompere. Però quest'ultimo pezzo invece te lo devi fare tu da solo. Allora, aspetta. 1, 2 e 2. Ecco fatto. Mi stavano antipatici quelli. Beccati questo. Questo per avermi fatto cadere di sotto, stronzo. Robot gigante sulla schiena dello scorpione? Ovviamente. Non sia mai. Non sia mai che su un robot gigante ci siano altri robot giganti. Mostragli chi comanda. Lui. Ecco chi comanda, lui. È grande, grosso e cattivo. Dai, seguimi. Ecco fatto. La codata con triangolo è più utile che colpirlo a mano. Fa molti più danni. Ovviamente. E ti pareva che non dovevamo menarlo. È stato molto divertente. È stato molto divertente questa parte. Bel lavoro, anello mancante. Ora fai in fretta. Al rotore della coda dello scorpione. Non c'è un attimo. Arrivo. Da perdere. Ovviamente. E quando mai? Ah, pensavo si fosse difeso, invece no, mi sta offrendo proprio l'entrata lui per distruggerlo. Un genio questo robot. Distruggi tutti i generatori del campo di forza. Vieni qui. Ecco fatto. Ah già, mi dimentico costantemente che devo lanciarglieli indietro e non prenderli. Ma me li lanci troppo lontano. Non so dove cacchio vuoi che li vado a prendere. Hai visto il gioco? Cretino. Ecco fatto. Adesso ne appare un altro sicuramente. No, beh, non era lui però. I robottini sempre fastidio mi danno. Ecco fatto. Vieni qua. Ecco fatto. Ah ok, dicevo. Attivalo. Mannaia. Vieni qui. Ora, ecco fatto. Quello che devi fare, vero, anello mancante? Sì, sì, devo distruggere tutto. Campo di forza. Grazie, non l'avrei mai capito se non fosse stato per te che non me l'hai già ripetuto altre due volte. Grazie. Eccone lì un altro, fammi indovinare. Ricorda, dobbiamo uccidere tutti i nemici. Sono connessi ai comandi del campo di forza. Dovrai assolutamente sconfiggerlo. Chi l'avrebbe mai detto? E quando mai? Morto? No, col cavolo. Uff. Non fate arrabbiare la bella mancante. Ecco fatto.
andata così male. Oh, distrutti? E col cazzo. Adesso si riattiva. Dai, lanciati di qua. Ecco fatto, è stato facile a questo giro. Via libera, anello mancante. Arrivo. Come se ci potesse pensare qualcun altro. Ecco fatto. Ce ne manca ancora uno, che è dall'altra parte. Segui il campo. È una struttura multiporta. Aspetta un attimo. Questo significa che dovrai distruggere diversi bersagli. Affrontati una volta. Ecco fatto, grazie. Belle mosse, oh sì. Belle mosse, oh sì. Allora, aspetta che prendo il moltiplicatore. Grazie. Vieni con me. Puff. Grazie. No. Dalla parte sbagliata. Ecco fatto. Ok. Non è quello che doveva succedere, ma va bene uguale. Ecco fatto. Altro? Vieni qui. Addio. Adesso attiviamo il bottoncino, però aspetta. Ecco, qua ho sbagliato io, ero già in animazione quando me ne sono accorto. Grazie, c'è qualcosa? Grazie dei moltiplicatori. Ecco qua, a posto. E attiva bottoncino. Vai, anello mancante, rompilo. Ah, devo... Che palle, ci ho sperato. Oh. Vieni qui. Becca di questo. Non fai arrabbiare, non fatto. Oh, e vai. Vieni qua. Addio. Ancora. Addio. Non perdiamo tempo. Così. Io l'ho distrutto per sbaglio, non pensavo di doverlo lanciare, pensavo di dover distruggere il robot per poi disattivare il campo di forza. Vieni qua. Addio. C'è qualche cura? No, direi che siamo a posto. E allora andiamo avanti. Non so perché pensavo sarebbe arrivato un robot gigante adesso. Cioè gigante, un robot grosso e basta. Ma Susan in questa sequenza non la usiamo? Non la usiamo mai? Ok, siamo sulla coda adesso. Oddio, che salita gigante che è. Quanto è grossa. Aspetta. Ecco. Prima che mi congeli. Ecco fatto. Aia. Ecco fatto. Dammi un po' di cure per favore. Ecco fatto. Ho bisogno ancora di cure. In realtà no, però noi siamo qua. Aia. Ok, colpito. Tra l'altro questa è la torretta più facile da distruggere ed evitare. Lenta e si colpisce da sola. Ancora uno. Ecco fatto, facile. I bloccafreni d'emergenza. Vieni qua. Va bene, non importa, mi ha colpito mezza volta. Aia. Che è successo? Perché la coccinella d'oro non scendeva più? Aia. Ok, pensavo mi avesse colpito. Ecco fatto. Certo che veramente potevano fartela distruggere anche senza tutta la sequenza, eh. Attento quel mortaio, anello mancante. Se sta nella tua direzione ti sparerà addosso una raffica di colpi. Ma va? Se potresti distruggere quei generatori, presto.
Non mi è servito a nulla quello che mi hai detto, Doc, però ti ringrazio lo stesso. Ecco fatto. Passiamo oltre. Blocca freno d'emergenza. Ah, ok. Dicevo, cosa devo fare? Dai, scendi. Già andata, così, semplice. Brava manina. Ah, è ancora viva. Vieni qui. Ma scusami, come... cosa devo fare? Cosa vuoi dalla mia vita? Vabbè, aspettiamo. Facciamo una roba a turni. Allora, io penso che dovrei distruggerla, ma se continuiamo così lentamente, quando cacchio la distruggo? A meno che... aspetta, ho capito io. Dai, riprenditi. Vai, colpisci qui. No, non è quello che pensavo. Pensavo l'avrebbe attivati lui. Oh, non capisco. La mia idea era buona, ma non funziona. Cioè, penso che sia esattamente come dico io, però non va. Dai. Qui, qui, qui. Ok, è esattamente quello che pensavo, solo che non è andata al primo colpo. No, di qua. Dai. Grazie. Allora, ho bisogno di cura un attimo. Ecco fatto, abbiamo evitato le coccinelle. Ecco fatto. Vieni qua. Ecco a posto. Addio alle coccinelle. Tra l'altro l'ho vista volare sullo schermo, poverina. Ecco fatto. Ok, ultima linea di difesa, credo, spero. Eccoli che arrivano! Doppi cannoni. Aia. Ecco fatto. Ti hanno agganciato. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Io sono fermo. Ancora uno. Ecco fatto. È stato semplice semplice questo. Grazie. No, di qua. Bravo. Ecco fatto. Fatto. Aia. Coccinelle delle mie balle. Bel lavoro, figliolo. Urrà. E vai via. E la porta fu aperta, finalmente. E siamo nella giunzione della coda. Quanti punti? Sì, stai andando bene, sai. Beh, non male, non male. Corri, Susanna, corri. Qui è Monger. Abbiamo un problema. Gli abbiamo inferto un duro colpo, ma... ora dobbiamo riuscire a distogliere la sua attenzione dalla zona e dall'insettosauro. So cosa sta per dire. Quindi devi farti individuare per condurlo lontano, una specie di caccia alla volpe. Ovviamente, quando e mai? Sei la volpe? Sì, ma ricorda, Susan, che sei una volpe alta 15 metri e pesante 7 tonnellate e con i paffini. Ovviamente. Mi sono quasi scordata. Ehi, yahoo! Le ragazze che sanno cogliere il tiro di sorpresa. Aspetta, quella è la tizia che devo prendere. Aspettami, non andare via. Ma noi a volte probabilmente non ci rendiamo conto di quanto siano grandi le cose. Cioè, Susan è alta 7 metri ed è tantissimo. Quel cacchio di robo scorpione è
ancora più grande di lei ed è gigantissimo. E ovviamente ci sono i laser. Ok. Ammetto che non avevo capito che avrei dovuto colpirla, ma pensavo di doverla saltare. Ok, pensavo fossero delle orbite d'acqua, non so perché. Ecco fatto. Ecco qua. Aspetta. No, Susanna, devi saltare, Dio mio. Susan, andate a cagare tutti e tre. Susan, se sta cretina non salta, mica è colpa mia. Ci penso io. La fotografia della zona indica che stai per entrare in un'area pericolosa. Ma va, perché tutto il resto invece, tutto il resto invece era bellissimo. Tra l'altro le ruote di queste macchine sono incredibili. Riescono a resistere agli urti e ad andare su qualsiasi superficie. Cerchio? Un attacco aereo favoloso, Susan! Ma quale attacco aereo? Io l'ho subito l'attacco aereo, mica l'ho fatto, cretini. Eccola! Quello è il nucleo centrale? No, è un Evoca Robot. Devo colpirlo. Molto bene, mostri. Adesso ci serve un po' di strategia. Occhio. Aia. Ma come? Ma scusa, tutto il milione di spazio che c'era di là non potevo passare. E sono andato sulla sinistra pensando che potevo passare benissimo. Vabbè. Ecco fatto. Cioè c'è mezzo chilometro di spazio e non posso passare. Quando mai? Troppi danni con Susan prendiamo, E a terra. Finalmente possiamo menarlo. Quadrato. Quelle macchine lì sono incredibili. Hanno una resistenza magnifica. Dovremmo tutti comprare le macchine di questo film. Product placement. Ok. Ah ok, stavo dicendo, come passo? Dio mio. Ok. Mi stavo già chiedendo come cavolo passo io. Eccoti qua. Che cosa ci fa lassù? Ah boh, vorrei saperlo anche io. Qua l'abbiamo rischiatissima di prenderlo il laser in faccia, Era proprio a bruciapelo quel laser. Di nuovo. Ancora uno? No, stranamente no. Beccati il mio pungiglione. Missione completata, l'abbiamo portato via? No, ancora no. Missione in cui dobbiamo scappare. Ecco fatto. È ancora dietro di te, Susan. Davvero? Non l'avevo notato. Grazie. Per fortuna che non cambia direzione mentre spara. Sarebbe molto peggio se facesse così.
ora? La salata, robot? Dottore. Susan, è ora di mettersi sullo stesso livello. C'è sempre tempo per dare una lezione agli alieni, dottore. Vai! Ah, ok, non capivo. Ti giuro che non avevo capito che era inteso questo. Mettersi sullo stesso livello, non è proprio quello che intendevi. È stato davvero eccitante. Così si fa sulla terra. Aiuto. Ma distruggi la sfera che c'è sotto. Ma scusami, sei lì? Tiragli un calcio da sotto così tanto. Vabbè. Bob?